Bene, siamo qui a Brescia, prima tappa della Mille Miglia, a fianco a noi la splendida Porsche Speedster 318 e con me Giovanni Giannini, presidente di Federterziario Brescia. Benvenuto Giovanni. Grazie, benvenuti a voi, benvenuti a Brescia. Giovanni, quanto è importante questo evento a cui ho voluto partecipare Fonditalia, secondo te, per poter raccontare l'importanza della formazione in ogni tappa che la Mille Miglia toccherà? L'importanza di essere presente a un evento così importante come la Mille Miglia è decisamente una scelta vincente. Fonditalia in questo caso si rende presente e fa partecipare le aziende che fino adesso sono state il volano di Fonditalia e quindi che hanno chiesto a Fonditalia la partecipazione per la formazione dei propri dipendenti e ben volentieri e siamo ben contenti di avervi a Brescia in questa grande manifestazione. Ecco Giovanni, è importante quindi davvero la formazione per le imprese che Federterziario rappresenta anche qui nel Bresciano? Il territorio bresciano, che è un territorio di suo operaio e molto legato alla manifattura, la formazione dei dipendenti è decisamente ormai è diventata un must. E Fonditalia, che è così presente e radicata ormai nel nostro territorio, visto che siamo a Brescia, è praticamente stata la prima provincia che ha incominciato a spingere, a lavorare con Fonditalia, a far lavorare le proprie aziende con Fonditalia. Siamo decisamente contenti di avervi. E come diceva prima, la formazione per noi con Fonditalia è ormai una cosa che va a braccetto. Bene, allora non possiamo che dirti benvenuto a bordo e continua a seguire la Mille Miglia con noi. Sarà fatto. Grazie, Grazie, grazie a grazie. voi.